24 marzo arriva la 27esima edizione della marcia per il CEIS di nuovo nel centro di Arezzo, come per tradizione. Sì, ormai sono 27 anni, come hai detto, è una cosa diventata storica, e quindi sarà la partenza da Piazza San Jacopo, dove il ritrovo si inizierà la mattina alle 8 fino all'ora della partenza sulle 10. Nel frattempo ci sarà anche la sfilata dei musici della giostra del Saracino e più... Scusate, e più ci sarà anche, dato che è la Domenica delle Palme, la benedizione delle palme, così se uno non va in chiesa la può ritirare anche lì. Il tutto alle 10 la partenza, ogni persona che parteciperà avrà il ricordo della marcia del CES, rinfresca tutti e tanti tanti premi a sorteggio. Quindi quello che mi raccomando, invito le mamme con i bambini, perché è una passeggiata, non è una corsa. Quindi poi se uno vuole correre, corre, faccia quello che vuole. A noi l'interesse è che partecipino per divulgare sempre più il CES e far capire il danno della droga che c'è. Noi ad Arezzo ci siamo, il CES non è nostro ma è della città. Ecco, lei ormai ha 27 anni che la organizza, quindi insomma è il babbo, si può chiamare il babbo della marcia per A momenti il nonno. Però insomma, sì. quando è partito forse sì, non sì. Si immaginava di arrivare a questi traguardi, a questi partecipanti. Questo non lo pensavo, anzi il primo anno che l'ho organizzata ebbi 100 partecipanti, mi sembrava di aver avuto una cosa incredibile di gente, quando siamo arrivati anche a 700, 800 e qualche volta anche 1000 persone, quando c'erano i militari ad Arezzo che partecipavano anche loro, era una fiumana di gente. Allora per fine marzo speriamo nella clemenza del tempo. Ma quello senz'altro, una telefonata già fatta.